Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su New Super Mario Bros. Deluxe. Nello scorso episodio abbiamo completato Ghiacciaio Candito e in questo episodio devo cambiare personaggio, quindi prendiamo Todd Giallo. Ok, in questo episodio andremo a completare la prima parte del mondo 3. Perché sì, ho sbagliato e questo deve essere il vero mondo 3 e non Ghiacciaio Candito, però non importa. Sto per morire, però sono vivo, quindi non importa. Ok, come ho già detto anche nello scorso episodio, questo esteticamente è uno dei mondi più belli di tutto il gioco. Ok, la prima moneta stella dovrebbe essere piuttosto vicino a noi. Qua sotto si può scendere? No. Eccola qua. Prima moneta stella ottenuta. Fiore di ghiaccio, grazie. Todd giallo ghiaccio è parecchio strano. Il fiore di ghiaccio, se non sbaglio, ci serve per prendere una moneta stella. Sì, ma non qui, perché questa ci basta fare così. Oppure in effetti saltare su qua e fare un bel salto così. Ok, questa moneta, perfetto. Adesso qua sotto. Ah, questi sono solo per risalire, ok. In caso si cada. Fai salire, grazie. Adesso prendiamo le monete rosse. 8, ok. Checkpoint. E la prossima moneta stella dovrebbe essere vicino. Qua ci sono delle monete. Non mi ricordo se ci sono anche di qua. Probabilmente sì. Sì, ok. Però non c'è la moneta stella qui, ovviamente. Ok. Comunque, perché sono un Todd giallo e non Toadette? Perché Toadette è un personaggio particolare. In pratica, probabilmente ve l'ho già detto anche nel primo episodio della serie. Ok. Però, se si completa un livello come Toadette o un Boniglio, non lo darà come completato, ma lo darà solo come... cioè, libererà solamente la strada per il livello successivo, però non lo darà come veramente completato, perché appunto facilitano il gioco a livelli molto molto alti, in effetti. Qua non c'è la moneta stella, però c'è una vita extra, quindi comunque utile. Occhio non farmi mangiare da loro, perché faranno danno. Ok. L'ultima moneta stella dovrebbe essere qua vicino. Ok, buon vero. Ah, giusto, questi fanno galleggiare. Perché il ghiaccio è meno denso dell'acqua, quindi galleggia su di esso. Ok, questo... no, non devo portare solo così avanti. Dov'è che devo portarmi? Aiuto? Qua, forse? Sì, qua, ok. No! Occhio a non farlo troppo tardi, perché sennò la moneta stella cadrà nell'acqua e non avrete modo di recuperarla. Ok. Aspetta, aiuto. Andiamo avanti. E fine di livello. Ok, livello 2, immersione ai tropici. Ok, qua non dovrebbe esserci nulla di particolare. Qua c'è un buco nel muro, però non c'è nessuna moneta stella, ci sono solo dei monete normali. Ok, andiamo avanti. Ok, la prima moneta stella non è troppo lontana, però non è neanche troppo complessa da vedere, in effetti. Perché non mi ricordavo questa cosa, ok.
va bene. Comunque queste serie, non serve, monete, queste monete non sono necessarie. Necessarie, ok, necessarie, non sono necessarie. Ok, dovrebbero essere vicino a una fila di tubi. Lui posso sconfiggerlo? Sì, ok, bene. Eccolo qua. Qua non c'è niente, però qua potete ripararvi. Ah, eccolo lì. Ok, sono salvo. Tu, via, no, Calamaco. Ok. Calamaco sono parecchio fastidiosi. I tubi blu vi fanno sempre andare verso il basso quando ci andate sopra, quindi sfruttateli. La prossima tastella è vicino a uno di questi pesci palla giganti. Tubo, meno male. Cioè, non tubo, checkpoint, voglio dire. La mia moneta, ok. 96 monete. 97, 98, 99. Riesco a prenderne 100? No, non riesco a prendere 100, peccato. Ok. Salta, salta, salta. Ok. Ok. Eccoli. Qua c'è la seconda moneta stella. È qui, giusto? Credo che sia qui. No, dov'è? Mi sono perso qualcosa? Dov'è la moneta stella? Dove era qua? Sono confuso. Ero sicuro che fosse qua. Ah no, giusto, perché prima devo andare qui. Ok. Ok, adesso mi sono ricordato. Dovrebbe essere, dovrebbe rivedere qua sopra come le altre. Dov'è? È di là. Di là, fretta. Ok. Non mi ricordo se anche le monete sono influenzate maggiormente dalla, dal flusso di acqua o di aria, non so. In ogni caso non rischiate, quindi fate attenzione. Ok. Ouch. Non devo prendere altro danno. Ok. Mi sono appena ricordato che mi serve un power up per arrivare qui. Spero che ci sia qualcosa più avanti, perché sennò... forse qua, ti prego. Power up. Power up, sì. Ok. Anch'io questi chip chip, che non voglio perdere la possibilità di prendere la stella per colpa loro. Chip chip, però in... oh no, in italiano si chiamano pesci smack. Ok, non so neanche perché pesci smack. Vabbè, non importa. Giù, in fretta. Oh cavolo, che ci penso di avere due power up. Ok, sono stupido. Ok, prendiamo questo. Ok, riproviamoci stavolta però con il doppio power up sin dall'inizio, così. No. Con il doppio power up sin dall'inizio sto provando a fare. No, non mi colpire. Ok. Prendiamo subito la seconda moneta stella. Per il momento stiamo qua sotto, così vediamo da dove arriva. Arriverà sempre più l'ultima, quindi avete tempo di osservare bene. Eccoli qua. Comunque non arriverà sempre dalla stessa direzione, perché a volte potrebbe arrivare anche dall'altra parte. No, 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 no. Questi flussi possono anche risucchiarvi sotto, anche se siete su un tubo, quindi occhio.
Ok, devo prendere quello. È molto molto bello il fatto che i pesci e in generale i nemici vadano al ritmo della musica. Però... ah giusto, così posso andare più lentamente. Però non mi serve particolarmente. Mi serve più che altro il blocco che c'è là davanti. Che rumore strano che fa. Ok, adesso... non l'ho detto però... Todd fuoco giallo... Todd giallo fuoco è letteralmente Todd del McDonald's. Dai, guardatelo, è il McDonald's. Rosso giallo così è il McDonald's. Non c'entra fare. Non mi convincere te nel contrario. Ok. Adesso occhio. Soprattutto occhio perché dobbiamo arrivare alla fine del livello senza prendere danni, perché quella moneta sera ci toglierà per forza tutti i power up. Non c'è modo per evitare la cosa. No. Sono un canale family friendly. Sono un canale family friendly. Sono subito, ho sprecato la stella, non mi serviva. Anche perché adesso la perderò prima ancora di arrivare da qui, da questi tizi probabilmente. Non toglierla. Ti odio. Ti odio. E meno male che questo deve essere un gioco per rilassarmi, Te devo ricordare questo. No, nessun power up utile. Anzi, nessun power up in generale. Ok, adesso vediamo se me lo dà da un'altra parte. Vediamo. No, ancora da questa parte, però vi assicuro che non va solamente verso sinistra. È casuale. No, no, su. Ok. 97 monete. Certo, se fossi un po' meno nabbo, riuscirei ad arrivare alla terza moneta stella senza... dover per forza buttare via anche il power up che c'è dopo. Però ovviamente lo sono. Cosa è successo? Non so, non mi interessa, non mi importa. Uff. Ok, dammelo subito. Ok. Chip, per favore non mi date fastidio. I chip sono veramente cattivi o sono neutrali? È una cosa che non ho mai capito, perché non hanno proprio faccia da cattivi. Oddio, perché i Koopa abbiano proprio... non è che i Koopa siano proprio criminali, però... In generale... I chip mi sembrano un po'... neutrali, se così si può dire. Non lo so. Sono già 13 minuti, wow. Vabbè, almeno video più lungo, meglio così, credo, spero. No. No, lasciami in pace. No, anche tu. Ok, su, no! Sì, quello che avete sentito era il mio pugno sulla scrivania, perché questo livello lo odio. Oh, finalmente, mamma mia. E anche col fungo ce l'ho fatta stavolta. Ovviamente appena riesco a prendere il power up non prendo danno. Ah.
Ok, adesso questo livello è particolare perché non c'è solo. Aspettate, mi pare che non ci sia solamente un'uscita, giusto? Non lo so, non. Mi pare che ci sia anche un'uscita alternativa, anche perché c'è sia la via per gli attenti là di vinto e anche la via per la nave, mi pare. Sì. Dammi il fuoco. Ok. La prima meta stella è qua. Su. E meno male che almeno qua non si perde il fiato. Altrimenti non saprei che fare. Ok, qua. Sì, su, e su c'è la l'anello. Ok. 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 Posso? Ok, grazie. Seconda. Ok. Sarei abbastanza tranquillo per ora. Perché è giusto che io sia qui, giusto? Aspettate, fatemi controllare. Sì, 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 giusto. Per un pelo, per un pelo, non importa, va bene, va benissimo, va benissimo, va benissimo. Ok, sì, questi rompono i. Grazie, i. Non rimarti occupa i. Come si chiama? Intratossi. Intratossi, ce l'ho fatta. Checkpoint. Ok. Ok. Adesso qui torno giù così non mi dà fastidio. Anzi, va giù perché non ce l'ho già. Ok. E dovrebbe essere qua vicino. Eccolo lì. No, non importa, non importa. No, sì che importa. Sì che importa. Perché oggi non riesco a fare niente. Fungo. Fungo, 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 fungo. Ok, dammi fungo. Ok, fortuna questa zona è salva. Su. Ok, su. E adesso dobbiamo solo arrivare alla porta del boss. Di nuovo è sempre della stessa razza. Boom boom. Il boss più difficile del gioco. Quello più lungo. E quindi siamo a 20 minuti. Mi sa che non ce la faccio in meno di un'ora a finire questo episodio. Guardate, ora può fare più salti. Adesso è veramente impossibile da sconfiggere. Come ho detto, 21 minuti, in meno di un'ora questo episodio non finisce. Quindi mettetevi comodi perché l'ho sconfitto. Ok, no, mi ricordavo male io, evidentemente si può andare solamente da questa parte. Però questo sarà oggetto della prossima puntata di New Super Mario Bros. Deluxe, in cui, come già detto, andremo a completare la seconda parte di questo mondo, cominciando proprio da relitto. Quindi, alla prossima!